Gazzola, lei ha parlato di una macchina del fango contro l'IDV, l'unica che secondo lei è rea di aver ordito questi imbrogli, questa macchinazione, insomma. Noi abbiamo parlato di macchina del fango perché da domenica sta montando una polemica che vede coinvolta l'Italia dei Valori associata a dei comportamenti irregolari che assolutamente non hanno alcun fondamento. Noi pensavamo che la macchina del fango fosse una prerogativa del centrodestra, ci rendiamo in conto che non è così purtroppo. Quindi sono uscite tantissime dichiarazioni, tantissime voci, abbiamo ritenuto di dover far presente anche qual è la nostra posizione. Siccome non abbiamo nulla da nascondere davanti a nessuno, abbiamo presentato, presenteremo nelle prossime ore una querela perché vengano accertati i fatti che sono stati ripetutamente denunciati ma mai dimostrati fino ad ora. Chiederemo alla Procura della Repubblica di punire i responsabili, una volta che saranno individuati, di questa campagna denigratoria nei confronti dell'Italia dei Valori, che evidentemente dà fastidio a molti, o che ha ottenuto risultati che altri pensavano di poter superare, e che sta alimentando ormai da due giorni, fino ad arrivare sulla stampa nazionale, giudizi assolutamente denigratori e diffamatori nei confronti del nostro candidato e del nostro partito. Crediamo che sia il minimo. Noi non crediamo che i processi si debbano fare nelle stanze delle segreterie politiche. Questo accadeva in tempi che sono già stati giudicati dalla storia prima che dagli elettori. Noi crediamo che a fare le indagini ed accertare quella che è verità, una verità che non può essere un insieme di illazioni concatenate, siano coloro che sono istituzionalmente preposti a svolgere indagini ed accertare la verità, quindi la Procura della Repubblica. Fatti sull'origine di queste illazioni, voci. Scusa, non capito. Voi che idea vi siete fatti sull'origine di queste illazioni, voci? Ovviamente noi ci siamo fatti un'opinione che abbiamo presentato nel nostro esposto. Non siamo soliti fare illazioni a nostra volta. Ci siamo limitati ad elencare dei fatti e a chiedere che questi fatti vengano eventualmente accertati con l'individuazione di responsabili che li hanno prodotti. Chiaro che abbiamo la nostra idea, ma per il momento ce la teniamo. In questo momento questa vicenda provoca una frattura all'interno della centrosinistra, tanto da portarvi fuori dalla coalizione. Beh, voi potete immaginare che ci sia qualche imbarazzo a sedersi al tavolo con persone che ritengono che tu vada a comprare il voto degli stranieri per 5 euro. Questa non è una condizione ideale per poter dialogare, per poter ragionare, per poter portare avanti quelli che sono i prossimi appuntamenti. In questa fase noi attendiamo dai responsabili delle forze politiche della coalizione del centro-sinistra che vengano espresse parole chiare, che smentiscano totalmente quello che si è in qualche modo avvalorato in questi due giorni. Si è parlato dunque di una campagna di discredito organizzata scientificamente contro l'Italia dei Valori. Sì, noi pensiamo che appunto siano state delle calunnie, inizialmente forse legate anche alla delusione per un cattivo risultato avuto da parte di qualcuno, che progressivamente hanno preso la mano e si sono quindi trasformate davvero in una macchina del fango con delle accuse pesantissime, quanto inverosimili e quanto false. Quindi abbiamo assistito davvero a la macchina del fango che pensavamo appunto fosse una prerogativa di altri schieramenti, l'abbiamo invece ritrovata nella coalizione che dovrebbe vederci alleati. Coalizione dalla quale adesso siete fuori. Sì, noi non ci siederemo al tavolo con i rappresentanti di questa coalizione se non ci sarà prima una presa di distanza chiara. Non accettiamo mezze parole, non accettiamo degli equilibrismi, vogliamo una presa di distanze chiara rispetto alle insinuazioni che sono state fatte anche da esponenti della coalizione stessa circa il coinvolgimento dell'Italia dei Valori addirittura con la criminalità organizzata.